Per la Spagna, sabato 14 agosto è stato il giorno più caldo dell'anno 2021, temperature fino a 40 gradi e oltre. Allarme rosso per gli incendi, secondo l'Agenzia Meteorologica Spagnola. A Granada, nel sud della Spagna, poche persone hanno avuto il coraggio di avventurarsi fuori casa. A mezzogiorno la temperatura ha raggiunto i 44 gradi, qualcuno però ci ha provato. Fa molto caldo, stiamo tutto il tempo a bere acqua e a mettere la crema per la pelle, fermandoci ogni tanto nei bar a bere qualcosa e sopportando il caldo per poter vedere il panorama. Si sta meglio a casa che in strada, fa troppo caldo. Anche la Fontana di Trevi a Roma scotta dal troppo caldo, avrebbe quasi voglia di farci un tuffo dentro. 40 gradi anche qui e in gran parte dell'Italia. Mercoledì il comune di Floridia, vicino a Siracusa, ha conquistato il record di città più calda d'Europa con 48,8 gradi. Fontane, ogni fontana metto la testa sotto l'acqua e bere tanto e stare all'ombra più che posso. Ah, fa veramente caldo, quasi non ci si sta, però Roma è bella anche col caldo. 34 richieste di Canadair ed elicotteri della Protezione Civile in tutta Italia questo sabato. Colpita la Sardegna con un incendio che ha lambito le case a Monte Suzzurru, località nel Cagliaritano. Un rogo è divampato anche a Orbicciano di Camaiore, Lucca, in fiamme 4 ettari di bosco. Arrestato nel Casertano un piromane romeno che ha causato gli incendi sui monti Tifatini. In Algeria il grosso dei roghi è stato spento, ma si sta combattendo con gli ultimi incendi ancora attivi nel nord del paese. Bilancio tragico, 90 vittime, compresi 33 militari.